Queste che vedete di fronte a me in questo momento sono le centinelari del primo modello del Caproni CA1 realizzate dal bravissimo falegname Ernesto Contini. Le centine sono praticamente costituiscono il collegamento fra le due segnali e la struttura della fusoliera dell'aeroplano. Come vedete, sono tutti realizzati in legno perché all'epoca, stiamo parlando del 1909, erano proprio gli albori dell'aviazione e almeno fino agli anni, diciamo anni 30 circa, non si sono sperimentate altre soluzioni per la costruzione degli aeroplani, perché il metallo, quindi le leghe di alluminio, sono arrivate tardi durante praticamente lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, perché le prestazioni degli aeroplani richiedevano ovviamente delle leghe più resistenti che potessero sopportare gli stress aerodinamici dovuti anche alla velocità e ai carichi alari maggiori.